Spesso i tedeschi fanno cose davvero strane agli occhi di chi tedesco non è. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Torniamo a parlare un pochino di Germania e di cose strane che fanno i tedeschi. Sono cose che per loro sono assolutamente normali, come potrete vedere, ma che agli occhi di un italiano in particolare, ma di comunque uno straniero in generale, possono sembrare davvero davvero strane, per non dire assurde o a volte anche snervanti. Una cosa che conoscono tutti è il fatto che i tedeschi usano i calzini coi sandali, una scelta stilistica a dir poco opinabile. Quello che pochi sanno, e forse a cui qualcuno non ha nemmeno fatto attenzione, è il fatto che d'estate alcuni tedeschi spesso girano completamente scalzi, quindi senza nemmeno una ciabatta. Una cosa che mi è capitato di vedere è legata ad un personaggio che girava nel paese in cui vivevo, e visto che eravamo a marzo, faceva sì freddo, ma c'era anche il sole che poteva dargli fastidio, questa persona cosa aveva fatto? Si era messo la cuffia con sopra un cappello di quelli estivi per proteggersi dal sole. Ovviamente la sottoscritta sta di merda, ma tanto per farvi capire. Altra cosa che potrebbe lasciarvi un pochino stupiti riguarda il fatto che per molti di noi c'è lo stereotipo dei tedeschi molto riservati e molto silenziosi, amanti del silenzio. Beh, questa cosa non riguarda il fatto di soffiarsi il naso. I tedeschi lo fanno molto comodamente in pubblico e in maniera anche piuttosto rumorosa. Considerate che lavorando in gelateria mi è successo di vedere persone che oltre a fare parecchio rumore nemmeno si giravano rispetto al tavolino dove avevano coppe di gelato o caffè. Questa cosa spero che sia cambiata almeno un pochino con l'arrivo del coronavirus, però. Una cosa che mi è successa abbastanza spesso, non parlando bene il tedesco, è il fatto che quando io provavo a parlarlo, le persone, vedendomi in difficoltà con la loro lingua, in particolare i giovani che la facevano questa cosa, mi rispondessero abbastanza tranquillamente in inglese. Questo perché, notando la mia difficoltà, volevano un attimino sorvolarla e aggirarla. Il problema non nel mio caso, perché comunque sia l'inglese lo parlo bene, è che comunque sia loro presuppongono che la persona che hanno davanti, invece di parlare bene tedesco, parli bene inglese e che quindi sia in grado di rispondergli e capirgli, cosa che non è sempre così, però. Avete presente quando in Italia siete fermi al semaforo, scatta il verde e subito sentite una colonna sonora di clacson che suona? Beh, una cosa molto simile potrebbe succedervi in Germania quando siete alla cassa del supermercato. Se siete troppo lenti per i tedeschi che sono dietro di voi ad aspettare in coda al supermercato, appunto, potreste sentirvi apostrofare con un "Allo!" E no, non è nessuno che vi sta salutando, stanno solo cercando di dirvi di muovervi. Se invece siete per strada, vi capiterà di trovare persone che vi fanno notare cose tipo "Ehi, guarda, hai la scarpa slacciata" oppure "Hai lasciato i fari dell'auto accesi, non puoi parcheggiare in questo posto, non... Le ruote della tua macchina mi sembrano un po' sgonfie, la bicicletta non puoi lasciarla lì", eccetera. È una cosa che in Italia, almeno per quanto riguarda i posti che frequento io, non si fa. Capita spesso di vedere gente che parcheggia in maniera veramente allucinante e anche se passano i vigili non gli fanno la multa. Ma questa è un'altra storia. Ragazzi, spero che il video vi sia risultato interessante. Nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale in modo da non perdervi i prossimi video. Attivate anche la campanella perché se carico dei video extra verrete avvisati con una notifica. Se conoscete altre cose che fanno i tedeschi che sono strane agli occhi degli stranieri, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!